difficile. Noi lo facciamo. Non sta comune. Ci sono in genere le tombe o di famiglie importanti, mi vengono in mente i Pogliani o gli Anfossi che si trovano all'ingresso, oppure sono dedicate a opere religiose. Abbiamo all'altro angolo ad esempio l'opera Migliavacca e di qua abbiamo l'opera Isnadi. Queste opere sono molto molto interessanti perché nacquero in un periodo in cui l'opera Migliavacca venne fondata dal vescovo Migliavacca, siamo nel XVIII secolo, e l'Isnadi poi cavalca un attimino le orme del Migliavacca. Era un periodo in cui non esistevano istituti, diciamo, a metà strada tra la clausura e... datemi la parola. L'opera sociale. L'opera sociale, è la vita comunale, esattamente. Cosa succede? A un certo punto, ad esempio se ci pensiamo, le benedettine e via dicendo, nel XVI secolo furono obbligate a prendere la clausura. Voi pensate al convento di Sant'Anastasio. All'interno del convento di Sant'Anastasio, monastero, scusate, delle monache benedettine di Sant'Anastasio, se voi andate a vedere c'è un bellissimo rilievo in marmo, che è una meraviglia, e su cui c'è in realtà un rebus che va risolto, perché all'epoca comunque si comunicava molto per immagini. Questo rilievo risale al 1587, anno in cui ci sono tre ruote, c'è un, come si chiama, il pastorale, il bastone del pastorale, ci sono tre ruote, c'è il pastorale, due lucchetti e una data. Questo perché? Questo ci indica che MR, si pensa a Margherita Goego, le tre ruote sono il simbolo della famiglia Goego, impose nel 1587 la clausura al convento, e questo lo sappiamo perché abbiamo i due lucchetti e non abbiamo la chiave. Il Migliavacca si proponeva, e anche l'Isnadi, di dare aiuto alle ragazze che lei chiamava pericolanti e pericolate, che è un po' buffo, però rende l'idea, erano quelle ragazze che comunque potevano, o orfane o ragazze povere, però dava loro un'alternativa alla clausura, creando questi istituti che all'interno dei quali non si erano diversi, non prendevano i voti queste ragazze, perché non prendevano i voti, solo facevano, comunque conducevano una vita un attimino un po' più ritirata, esattamente. Poi abbiamo l'opera Isnadi, tra l'altro questo forse è un segno dei tempi, perché a quanto mi hanno detto, correggetemi se sbaglio, non ci sono più appartenenti all'opera Isnadi, forse molto meno. Ah, perché sono ancora tre, come non detto, mi avevano detto che non ce n'è più. Quindi qua abbiamo comunque l'opera Isnadi, laggiù c'era il Migliavacca, però forse l'opera Isnadi ha dedicato una parte, ha lasciato una parte del loro loculo a Vista, e quando si c'è dall'altra parte. No, le vado a vedere. Alle suorine dell'Immacolata, quindi cioè, delle opere Isnadi ne sono rimaste tre, il resto è stato alle suorine dell'Immacolata. Andiamo ancora avanti. Sante donne, questa è la storia di Ian. Scusa, il ruolo di un po' che bello, bellissimo, guarda questo stemma e questa meravigliosa edicola, un'edicola alla fine di un corridoio quasi borromeniano, ora un po' in ombra, mamma con bambina, qui riposa la virginale spoglia di Maria Clotilde Sismondi,
Questo era il tono delle lapidi di inizio Novecento. 1879-1907. Vertis. Nacque un cimiero. Sono anch'io? Il conte Federico Cotticeres. Le delizie dell'unica sorella. La tua breve vita mortale finì, ma non l'affetto che io ti portava. Ci sarà solo il mio pianto a rivederti coi congiunti al cielo. Oh, fammi piangere con me. Questi sono coloro che conosceva mia nonna. Ci preme. Che dice della povera che in primavera non solo le radici si muovono, ma anche i bordi si fanno sentire. E questo effettivamente è successo al barone, perché non era il posto veramente ideale per poter fare il cimitero, perché era tra l'altro in pendenza. Quindi è stato un cimitero che, scusate il gioco di parole, ha avuto vita breve. Due, perché era veramente piccolo. Quindi, visto che il colera batteva le porte, in città fredda si è deciso di costruire un nuovo cimitero. Ti è piaciuta la cosa? Poi è brava, è una cosa simpatica, informale. No, l'alternativa era la braina. Maestro Vierano. Eccolo. Non sapevano dove buttare le ossa. E allora hanno deciso, capo, di spargerli lungo i marciapiedi di viale Partigiani, e allora si chiamava Corso Regina Margherita. Maestro. Cosa è successo? Maestro. I bambini che andavano su razzolando per qui trovavano delle dentiere, trovavano un bambino ha portato a casa una calotta cranica, la mamma l'ha legnato ben bene. E allora c'è stata una levata di scudi da parte della popolazione, perché avevano paura del colera. E allora l'indomani è arrivato di nuovo un gruppo di sterratori, hanno caricato i tombarelli, perché i carri allora si chiamavano tombarelli, perché quando erano carichi si arrivava una caviglia e loro si ribaltavano, tombavano. Ecco, quello è il tombarello. Lei che cosa ha portato a casa? Perché io lei no, era niente, piccolo. Perché se, no, io avevo già 10 anni. Ah, aveva già 10 anni. Avevo un po'. Ma io li avrei portati 15 anni. Quello che ha portato la calotta è arrivato a casa con la calotta di un adulto. Povera Stella. Quindi potete immaginare come, allora, se negli anni 30 l'igiene era questa, potete immaginare quando invece i morti si seppellivano non solo all'interno delle città, ma all'interno delle chiese. Se voi pensate che fino al 700 si seppellivano all'interno delle chiese, ed è ovvio che dietro il San Secondo, perché era uno dei luoghi più vasti, più alti. Andiamo pure avanti. Maestro. In quella chiesetta che c'è lì dalla mutua, quella bella chiesetta che ha una piazzetta davanti, è la chiesa dell'Annunziata, mi pare. Ecco. Al centro del corridoio centrale della chiesa c'è una lapide sul pavimento dove parla del vescovo Migliavacca, Cinus et Vermis. Cioè cenere e vermi. Oh, carissimo. Sono di nuovo qui con i morti. Non vede il corso, ma sempre a mesa di morti. Ma tu sei molto vivo. Noi è la continuità. Questa è la continuità, no, maestro? Così, quando dovrò venire per sempre, non mi farà più effetto. Ma no, ormai siamo tutti abituati. Dico mal corte, maestro. Dico mal corte. Dio l'auto. Arriva, arriva per Tisco, per me. Noi siamo abituati a avere un legame di continuità che ci è dato anche dalla fede. Io vado all'ombra, vicino qui alle signore.
Foggi non farò in tempo a raccontarvi, che però è molto molto simpatica. Vi dico solo che in ambito celtico, quando muore una, chiamiamola zitella, la sua anima vola via sotto forma di civetta, così almeno dico, non si pensa. Quindi tutta una parte legata alle tradizioni, al modo di... povera me. Che però comunque non farò in tempo a fare, la farò la prossima volta. Prego che siate numerosi tanti quanto stavolta. Qui, vabbè, volevo farvi vedere questa immagine, si vede poco. Caronte, ve la lascio, passatevela, in una delle immagini di cui parlavo prima, di Dorè, che ha illustrato la Divina Commedia, via dicendo. Qua volevo farvi vedere, vi abbiamo parlato prima di Giribaldi, chi è venuto la volta scorsa, Giribaldi lo conosce già. Giribaldi, ne parlerò in breve qua perché il tempo stringe, è stato uno dei nostri artisti assolutamente migliori. Giribaldi è colui che ha fatto la statua che si trova in Piazza Medici, la statua quella dedicata all'acquedotto, quella dedicata all'acquedotto, esattamente. Giribaldi amava tantissimo la sua città, studiò all'Accademia Albertina e decise poi però di ritornare ad Asti, perché a lui la vita della grande città non è che piacesse molto, e lui aveva piacere di tornare nella sua città a vivere con i suoi concittadini, e questo era quello che voleva fare. Purtroppo successero dei fatti incresciosi, in primis, vabbè, proprio quello del progetto della fontana di Piazza Medici, perché quello che vediamo noi ora non era il progetto che lui aveva in realtà disegnato. Perché? Perché il progetto originale prevedeva un uomo, diciamo, un po' troppo michelangiolesco, un po' troppo muscoloso, ecco, quindi non era stato accettato, e quindi questo intromettersi all'interno, mettere mano in un suo progetto, comunque non gli era piaciuta tantissimo. Che cosa è successo? Che nel 1904, innanzitutto, vabbè, lì vince un concorso per fare il monumento di Petrarca ad Arezzo. Invece il 22 febbraio del 1922, una delle poche date che ricordo perché è semplice, vince ad Asti il concorso per la creazione del monumento ai caduti, quello che poi venne fatto dal Cellini, che si trova oggi in piazza Primo Maggio. Tra i partecipanti a questo concorso c'erano dei personaggi notevoli, c'erano il Contratti, il Reduzzi, il Cellini stesso, nomi importanti, e nella commissione avevamo, secondo Pia, il fotografo della Sindone, l'ingegner Ballario e altri personaggi, c'era anche Nicola Gabbiani. Giribaldi vinse il concorso. Simultaneamente però le vie della città di Asti vennero tappezzate di alcuni volantini emessi dal Partito Nazionalfascista, che non era d'accordo con la scelta del Giribaldi perché è considerato antifascista. Il volantino si concludeva con la frase: dobbiamo tutti insorgere unanimi contro tutte le manovre per difendere il decoro morale e artistico della nostra città. Quindi il Partito Nazionalfascista non era proprio d'accordo sul fatto che il Giribaldi creasse quest'opera. E così è stato, il Giribaldi non poté eseguire la sua opera, lui ne soffrì tantissimo, tanto che ancora un anno dopo scrive una lettera al prefetto dicendo: signore, solo lei mi può aiutare, io vi prego, io non vi dico che lo devo fare io, ma almeno facciamo un altro concorso e datemi nuovamente la possibilità di dimostrare che io vincerò il concorso, che io sono la persona più adatta per eseguire questo monumento. La sua lettera passò inascoltata, lui scrisse: io da un anno mi torturo, e non ce la fece più, decise di partire. Andò in Sud America, a San Paolo del Brasile, dove tra l'altro ha fatto delle opere grandissime e di cui sarebbe bello andare a rintracciare una qualche notizia, una qualche traccia. Ho detto, li facciamo scappare tutti. E là ha fatto il mausoleo, ad esempio, della famiglia Jafet, è diventato molto molto importante. Io vi dico solo che ad Asti, al di là della fontana di Piazza Medici, vi consiglio di andare a Palazzo Mazzetti, all'ingresso c'è la maternità di Giribaldi, dove c'è la mamma che dà un bacio, l'ultimo bacio alla sua bambina che è morta. È un'opera bellissima, vi consiglio di andarla a vedere perché è veramente veramente grande, e se qualcuno avesse notizie del Giribaldi in Sud America sarebbe interessante scoprire cos'è stato di lui, perché in realtà non si sa assolutamente nulla di lui. Un'altra bella opera del Giribaldi è la lapide che si trova in un cortile in via Brofferio,
che ricorda l'ospedale oftalmico della guerra del 15. Esattamente, esattamente. Questa lapide io la ritengo un buon lavoro. Esattamente. Se ma voi... riguardo al Giribaldi, il concorso successivo, come auspicava Giribaldi, è stato fatto, manipolato in modo che l'ha vinto Gaetano Zaffini. Comunque, sì, sì, esattamente. Gianluca. Signori, andiamo avanti. Non la farei, Gianluca. Perde la linea dopo Lourdes che intorno agli occhi aveva di fiamme rotte. C'è Caron. Non mi crucciare. A chi abbiamo, Caron? A chi? Ai bambini, ai ragazzi, così studiano, giovani, bravi. Buongiorno. Giusto, no, che sia così. Senti. Cago dietro, pandetto. Questa signora che sta, lei stava parlando. Fa ballare tutto il mondo e ballarenque. È possibile? Però c'è un punto di riferimento, no? Che lei mi abbia anche insegnato a suonare la fisarmonica. Senta, quello che le dico io, abitava, lui era Gerbi prima. Sì, su me. Si chiama Luigi Fogio? Chiasso Torino. Seppellino lì, 1918. Signore, si chiama Luigi Florio, nato nel 1884, morto nel 1918. Luigi Florio è il nonno del nostro ex sindaco. Lo ricordiamo perché, diciamo, possiamo dire che è stato uno dei pionieri del motociclismo. Andò a militare a Genova, venne assolutamente subito colpito da tutti gli stimoli che una città come Genova poteva offrire. Effettivamente gli astigiani, se non da Torino, sono sempre comunque stati attratti anche da Genova, ricca di stimoli, e lì riuscì ad aprire un negozio dove lui stesso produceva i motocicli di marca Florio. Purtroppo morì nel 1918 a causa della spagnola, la spagnola che all'epoca aveva mietuto vittime, veramente tante vittime, e morì molto molto giovane, perché dall'84 al 18 aveva, non sono brava in matematica, ma aveva 34 anni, ecco. Nonostante dalla foto effettivamente non gli renda giustizia, sembra un pochino più vecchio, in ogni caso morì molto molto giovane. Luigi Florio aveva sposato Amelia Ercole, che abbiamo anche qui, che fu la nonna del nostro ex sindaco. Amelia, rimasta vedova, decise di ritornare in città portandosi dietro il bambino. La famiglia Ercole l'abbiamo fatta, è stata oggetto di visita nella scorsa visita, la prima che ho fatto, quella di marzo, la rifaremo poi, la metteremo negli industriali in quella del mese prossimo, perché faremo una visita dedicata tutta agli industriali. Andiamo avanti. Aveva aperto la sua bottega già 22 anni, l'aveva aperta in via San Martino, che gran regalo che ci ha fatto, quindi rimase su di un bambino che decise di creare un mazzo di fiori grandissimo, componevano presenti tutti i fiori possibili immaginabili, dalle rose al ciclamino, alle calle, all'ortensia e via dicendo, che consegnò alla nuova rappresentante del presidente degli Stati Uniti Taylor con una scritta in cui diceva: il treno dell'amicizia ispirò lui l'artigiano italiano per omaggio per il generoso popolo americano. Vi dico solo che ad Asti altre opere del Gianolli, oltre a quelle che vediamo al cimitero, ne abbiamo in altre tombe, la tomba Zingari, che più in là è stata fatta dal Gianolio, tutte le piccole lanterne con l'edera che vedete sono state fatte dal Gianolio. Abbiamo ad Asti una scalinata Palazzo Mazzetti, nella parte che adesso il restauro, che verrà aperta, una Palazzo Tolenghi, e poi nella cripta di San Secondo quella grata che divide che isola l'arca dove ci sono le spoglie di San Secondo dal resto, dall'ambiente. Andiamo avanti. Ciao. Bello, una volta, poi tornando uno vede sempre dei dettagli in più. Sì, è ricco, comunque anche di spunti teologici. Sta stupendo. La scorsa parlando del
sindaco Vigna, che era l'asilo dedicato a Ferreg. Questo asilo, l'asilo di Ferreg, venne aperto anche qui da alcuni operai della vetreria che avevano necessità di sistemare i propri bambini. Questo asilo andò avanti per un po' da solo, nel 1913 a causa di problemi finanziari decisero di appoggiarsi a Petra, che ne divenne direttore e all'interno dell'asilo lavorava la famosissima Nina Bocco, che tutti qui conoscete. Ecco, all'interno dell'asilo Petra vennero piazzati i figli orfani di guerra, tra l'altro voi pensate alla tristezza, questi bambini orfani di guerra poi vent'anni dopo saranno stati convocati. Vent'anni dopo sarebbero poi stati coinvolti in un'altra guerra, no, e poi più quindi una tristezza immensa. Comunque, pensate che a un certo punto all'interno di questo asilo, tra i bambini che frequentavano l'asilo, tra gli orfani e addirittura dopo scuola, perché dopo scuola? Perché a un certo punto quando gli uomini erano in guerra, le mamme andavano a lavorare in Valiassanto e quindi i bambini, trovandosi da soli, avevano bisogno di un dopo scuola. Erano arrivati ad avere più di 1100 bambini. Inizialmente lo fanno proprio, che venne fondato proprio da testa, Penna aveva sede lì all'interno dell'asilo Ferreg. A un certo punto decise di avere di creare una nuova sede per questo orfanotrofio e la costruzione della nuova sede venne purtroppo tantissime volte rimandata, un po' per problemi non si trovava il posto e quel posto non va bene, come sempre succede la burocrazia riesce veramente ad allungare i tempi, a dilatare i tempi in maniera incredibile, tant'è che a un certo punto lui sconsolato decise di rinunciare a questa nuova sede per l'orfanotrofio infantile, per l'orfanotrofio che poi viene chiamato Vittorio Alfieri, dedicato al nostro Vittorio Alfieri. Nel 1923 elargì una grandissima somma, un'ingente somma, tutta dalle sue tasche, per finanziare questo orfanotrofio. Alla fine del 1926, visto che non si trovava un posto dove creare, dove costruire ex novo questo orfanotrofio, decide lui stesso di donare un appezzamento di terreno per costruire questo orfanotrofio. Poi dal 31 al 33 è tutta una serie di donazioni, uno per arredare l'orfanotrofio, l'altro per finire, per fare i lavori di finitura e via dicendo. Diciamo che l'orfanotrofio Vittorio Alfieri ha avuto è nato proprio grazie a Penna, ma non solo l'orfanotrofio Vittorio Alfieri, pensiamo comunque all'asilo Ferreg è stato finanziato naturalmente da Penna, non solo da Penna, attenzione, anche tantissimi altri industriali aiutarono l'asilo, mi viene da pensare agli Omedè che sono seppelliti qua, anche gli Eccole contribuirono con l'asilo, Omedè ne abbiamo parlato l'altra volta all'interno nel magnificio Omedè in via Borferri era stato aperto l'ospedale ottalmico, la targa che ricordava prima il signore del Giribaldi si trova proprio lì in via Borferri. Quindi erano tutta una serie di industriali che si adoperavano tantissimo proprio nel sociale. E, tra l'altro Penna si occupò anche della ristrutturazione di via Tosto, la chiesa di via Tosto, e della ristrutturazione del palcoscenico dell'apoteosi di Vittorio Alfieri all'interno del teatro Vittorio Alfieri ad Assisi. È stato veramente, adesso purtroppo mi dispiace che l'ho dovuto stringere molto, ho poco tempo per stringere, però Giovanni Penna è stato veramente un personaggio che mi sarebbe piaciuto conoscere perché doveva essere una persona, forse proprio perché magari non avendo figli, non aveva mai avuto figli dalla moglie, aveva riversato tutto questo grandissimo amore verso, per l'infanzia, verso i bambini più sfortunati. Vorrei solo leggere qui la dedica che Giovanni Penna dedica al nonno materno. Io non sono un'attrice, non sono brava a leggere, però a te nonno, che non riposi qui, ma vi ritorni nella mia venerazione, perché ancora qui, come Imila, io possa riconoscermi nel tuo insegnamento di lavoro. Firmato Giovanni. Andiamo pure avanti. Il maestro me lo vado a prendere. Ed era intervenuto il ministro Cessoni e pioveva. E un palilla del mio manipolo aveva la mamma vicino e sta mamma munita di ombrello gliela porto al figlio
il maestro, vedendo un balilla con l'ombrello, è andato su tutte le cose. Ma signora, ma non lo sa che i balilla di oggi sono i soldati di domani, oh, e devono abituarsi a anche a una pioggerellina di stile. What could they ask? Era il 13 novembre del 1933. Che c'è? Bravo maestro, con tutte le autorità civili, maestro di scuola elementare e anche un musicista, suonava nei Langarosi. Io e la mia maestra, dove c'è la villa Castanello, dove c'è la villa Castanello, prego, e diede la sua villa alla croce vostra durante la guerra per ospitare i soldati feriti in guerra. Quindi pensate che persona era, riuscì ad ospitare circa 500 soldati al suo interno. Una cosa bella, che vabbè, magari una favolata, però mi viene in mente, la lapide commemorativa del Penna all'interno della scuola elementare è una lapide abbastanza grande messa come scivolo, messa in obliquo. I bambini della scuola elementare la usano come scivolo, quindi comunque è bella come immagine, che comunque i bambini continuano ad avere questo rapporto con Penna che li ha tanto tanto amati quando era in Italia, continua anche a farmi divertire. E che ha fatto quel palazzo che va da spartitratico, tra via Monteverde e via. E via no. È quello dove c'è la scuola questura. Vedi? Gli infidenti, tu sei la vita, sei l'amore, dal sangue tu siamo redenti. Piccina, sei volata tra gli angeli e da chi t'amava tanto lasciasti vivo l'affetto, solo conforto e pianto. Piccina. Ante Deus meus, in nomine tenebras meas. Quella del pino. Meis. Lieti inquietanti sui capitelli compositi. Carabiniere. Borrere Sebastiano. Ha raggiunto la tomba. E andava a lavorare, andava con la nonna e il fratellino a Londra, dove sarebbe poi andato a lavorare. Solo che fu fermato da un padre di quella signora che teneva i bambini. Poi ripeto, ogni
Ce lo dice di nuovo poi. Alla signora qui presente. Quando il bambino morì, effettivamente lei dice, molti si chiesero come mai gli astigiani non si autotassano per poter permettere ai genitori che erano, non avevano una lira, poter permettere ai genitori di avere il corpo del bambino per portarlo a casa a Londra. Il bambino è stato comunque seppellito qui ed è rimasto per 40 anni nel campo dall'altra parte, giusto? Senza che né quasi nessuno andasse a trovarlo. Ecco, c'erano, ecco, e dice la signora che c'erano diverse signore che portavano i fiori, tra cui la signora. Mi dice che questa tomba era effettivamente molto curata perché tutte, molte signore passavano e si prendevano cura di questa tomba. Il problema è che il piccolo Colin qua non aveva parenti, quindi qualche tempo fa fu messo il cartello, fu segnalato che la tomba sarebbe stata smantellata e la signora si è preoccupata ed è andata a chiedere in comune informazioni dicendo come posso io fare qualcosa per questo bambino, è possibile? E la risposta inizialmente è stata negativa in quanto la signora non è parente del bambino, poi ha trovato un assessore che gli ha detto no, la Ferlisi, che gli ha detto no, è possibile farlo per pietà. Quindi la signora ha praticamente adottato il piccolo Colin, ormai morto, la bara è stata riesumata, la signora ha comprato questo loculo, se l'è intestato, e la salma è stata traslata, l'ha traslata la signora proprio in braccio, dal campo comune, fino a qui, lei con tutta la sua famiglia, dal campo comune fino a qui a dove riposa adesso il piccolo Colin. Bravo, molto bello. Signori, adesso io vi accompagno all'entrata dove vi saluterò e vi lascerò ascoltare qualcosa di almeno un po' più armonico. La famiglia aveva già una certa possibilità dedotta da questa fotografia. Poi il bambino da sua fortuna per tornare a sfortuna dalle leve di mio padre che per la prima guerra mondiale era troppo giovane, per la seconda guerra mondiale era vecchio. Ecco, come mio nonno, suo papà di che anno era? Mio nonno aveva due tre mio padre del quattro. Del quattro, mio nonno due tre anni fa guerra, mio nonno zio e fuori tutti e due. Because the things you say and the things you do surround me. Why you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard. I was staring straight into the shining sun. Love.
Tiziano la chitarra. Maestro, lei è il numero uno. Ripeta. Ma che il cimitero dà appoggio a tutti. Belli e brutti, giovani e vecchi, anche che questo lo spetta neanche. Choose your own ground.
fly, but only if you ride the tide and balanced on the biggest wave. You raise the words in early grave. On the map.
prenda quello che vuole, anche più copie possono prendere. And who knows which is which? Sembrava di essere nell'irreale. Vero, molto bene.
molto molto bello. Perché è una cosa che non si ripeterà più. Certo. La musica nel senso quando sta registrando quello che dico. Io ho registrato tutto. No, poi esco when I try to get through on the telephone to you. And the inevitable pinhole birds are all down the front of my favorite selling shirt. I got nicotine stands on my finger. I got a silver spoon on the chain. I got a grand piano to prop up my mortal remains. I got a wide staring eyes. I got a stronger to fly. But I got nowhere to fly to. Bravo. Shine on, you crazy diamond.
Say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slide. And everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon, by the moon. Grazie. Tiziano. Grazie. I must go.
Grazie, grazie a tutti. A questo punto noi faremo vedere come la musica manda energia e unisce le persone anche nei luoghi più insoliti. E questa è una canzone che noi non abbiamo mai suonato, forse non abbiamo neanche mai provato, ma ci proviamo. La dedichiamo a tutte le persone che sentiamo lontane e la dedichiamo a tutti voi.